Siamo a Gorizia, piazzale di Casarossa, un luogo simbolico per i goriziani non solo, un luogo che ci fa iniziare a discutere di un tema abbastanza sensibile riguardo al tema dei carburanti e delle accise. Siamo con il consigliere regionale Diego Bernardis, presidente quinta commissione regionale. Perché ci troviamo qui oggi? Ci troviamo qui oggi perché, come si può vedere, al valico della Casarossa di Gorizia è ripreso a pieno regime il pendolarismo del Pieno oltre confine. Infatti, da poco più di un mese, ovvero da quando la pandemia sta allentando naturalmente la sua morsa, grazie anche a un'intensa campagna vaccinale anche della Regione Friuli Venezia Giulia, il flusso di auto che si sposta oltre confine, soprattutto per fare il pieno di benzina perché è più conveniente, è notevolmente aumentato. E questo è un argomento che anche dal sottoscritto è stato ripetutamente da più di un anno portato all'attenzione naturalmente del Consiglio regionale e di tutta la politica regionale, perché annualmente fa sì che più di 100 milioni di euro in accise, naturalmente lungo tutto l'asse confinario, vadano a finire non nelle casse dello Stato italiano e conseguentemente quota parte anche nelle casse della Regione Friuli Venezia Giulia, ma vadano naturalmente oltre confine. E con tali soldi, se pensiamo che possono essere equiparati anche a ben due finanziarie regionali per la loro entità, si potrebbero fare tante e tante cose, anche probabilmente in ambito sanitario. Ma non è tutto, non si parla solo di benzina, di tabacchi, si parla anche di generi alimentari, di prestazioni mediche e di tante altre attività che a livello fiscale, oltre confine, risultano più convenienti. Naturalmente non si vuole accusare i nostri corregionali, i nostri concittadini di Gorizia che usufruiscono di questa possibilità, ma si vuole stimolare la riflessione sia a livello politico regionale sia a livello statale. Perché effettivamente la legge regionale sui carburanti, la legge sulla scontistica regionale, come è stato preannunciato, deve essere revisionata, ha necessità di essere riadeguata anche alla luce della sentenza che ha dichiarato che l'infrazione che pesava sulla legge stessa non è stata accolta, non è da ritenersi accolta e ha permesso in questa fase iniziale di inserire ad esempio nella cosiddetta fascia 1 del regime agevolato della scontistica regionale quattro comuni dell'Isontino, oltre a due dell'Udinese, che prima non erano stati annoverati. Ma non è finita qui. Noi dobbiamo naturalmente impegnarci per altre migliorie da portare appunto alla legge sui carburanti a livello regionale e una delle proposte che principalmente il sottoscritto ha proposto appunto e ha fatto sapere all'assessorato regionale competente, in questo caso l'assessorato all'ambiente, è quella di istituire ad esempio una fascia zero in cui sia prevista la scontistica attualmente applicata per la fascia 1 con una riparametrizzazione del prezzo di sconto naturalmente sulla benzina e sul gasolio e sui carburanti in funzione di quello che è il prezzo applicato oltre confine. Tutto questo naturalmente noi vorremmo anche portarlo all'attenzione dei nostri massimi vertici nazionali e parlamentari. In questa occasione, nella giornata odierna, accompagneremo l'onorevole Luca Toccalini del gruppo Lega Salvini, parlamentare appunto della Lega, che è in visita sul territorio, e consegneremo a lui un dossier con tutte le istanze e con tutte le criticità che abbiamo raccolto, i numeri di questa emorragia dal punto di vista fiscale, e così come abbiamo già fatto con il ministro allo sviluppo economico Giorgetti, al quale abbiamo fatto già pervenire questo tipo di dossier. A entrambi chiediamo poi di interessare il senatore Matteo Salvini, naturalmente del problema, per interessare a livello nazionale tutta la politica su quello che è, secondo noi, un problema e naturalmente uno svantaggio economico per la città di Gorizia e per tutto l'asse confinario del Friuli Venezia Giulia. Infine,
Noi vorremmo anche che la visita dell'onorevole Toccalini fosse oggi proficua per quella che è l'iniziativa, il progetto di Gorizia 2025, capitale della cultura, assieme a Nova Gorizia nell'ambito culturale, tanto più che l'onorevole Toccalini fa parte della Commissione Cultura, Istruzione e Ricerca presso il Parlamento, naturalmente a Roma. È un tema sensibile, quindi, che sarà di nuovo sul tavolo nazionale questo problema legato all'economia di confine. Ringrazio il consigliere Diego Bernardis. Abbiamo sentito il deputato Toccalini, che, di cui appunto parlava il consigliere Bernardis. Andiamolo ad ascoltare. E parliamo ancora di economia di confine, siamo con Luca Toccalini, deputato, coordinatore federale della Lega Giovani. E siamo in piazza Transalpina, dove è stata appena consegnata la proposta legata all'economia di confine da parte della Lega Friuli Venezia Giulia. Quali sono gli obiettivi? Ma innanzitutto l'obiettivo non è mettere contro Italia contro Slovenia o Slovenia contro Italia, è cercare sempre la massima collaborazione per il bene poi dei cittadini sloveni e dei cittadini in questo caso di Gorizia. Stanno perdendo tantissimi introiti fiscali, penso per esempio alla benzina. Il Friuli Venezia Giulia, la regione Friuli Venezia Giulia investe tanti milioni di euro ogni anno, per esempio per le carte sconto, sia di fascia 1 che di fascia 2, ma ci vuole necessariamente anche un aiuto da parte dello Stato. Questo per tutelare i tanti lavoratori goriziani. E porteremo le istanze che la Lega Friuli Venezia Giulia ci ha consegnato oggi, ma che conosciamo anche, lo dico da lombardo, per la questione svizzera, per la Liguria, per quanto riguarda Ventimiglia e per tante città di frontiera in Italia, perché è giusto e doveroso che il governo italiano e lo Stato in particolare sia presente alla tutela dei cittadini. Bene, grazie mille, deputato, per questo approfondimento. Io vi invito ai nostri prossimi video. Ringrazio ancora una volta l'onorevole Toccalini. Da Piazza Transalpina è tutto. Vi invito a lasciare un like alla nostra pagina e ai prossimi video.